metodo su cui parleremo oggi, un modello, è questo, applicato attualmente in questo progetto. Quindi diciamo che queste relazioni sono partner della mia unità operativa, non sono tutto il modello, cioè leggi di esempio di queste relazioni. Quindi per esempio l'Arnold Layout, per esempio Scientino, la pallavolo, io ho lavorato a Londra con la pallavolo maschile, sono tutto lavorando con il suo allenatore Paolo Perrucco, con la Juventus, devo dire appunto che l'esperienza di Juventus è veramente interessante da questo punto di vista, perché l'ambiente del calcio, al contrario di quello che a volte si crede, è un ambiente molto molto evoluto, tutte le più importanti ricerche vengono svolte all'interno di laboratori, anche perché chiaramente c'è molta disponibilità economica. E poi per la prendere a sport e questi, la sezione giovanile si è autostata in una dimensione molto, molto divertente, dove c'è un riconosciuto della commissione per cavallo, cavaliere, questo binomio dà sicuramente degli spunti interessanti. Ma ciò che ci interessa è lavorare su questi cinque fattori, che sono, stiamo dentro la parola sfera, quindi sincronia, forza, energia, ritmo, attivazione. Anche io sono partito da una domanda con il mio team, con le persone con cui ho collaborato per fare questo lavoro. Ci siamo chiesti, esistono degli ingredienti fondamentali di una prestazione? La risposta, dopo aver fatto migliaia di test, averli elaborati, sta dietro questi cinque concetti, che di fatto sono dei costrutti classici della psicologia, quindi io non ho dato assolutamente nulla, ma semplicemente sono stati applicati per in un'ottica di prestazione. Quindi poi domani, a quest'ora più o meno, sarete degli esperti di sfera, sicuramente. Nel senso che quando rivedrete il filmato di Maradona, non lo valuterete più come abbiamo fatto questa mattina, dicendo, beh, lo vedo dagli occhi, lo vedo, ma lo valuterete, per la preparazione alla gara, la valuterete nell'ottica di sfera. Se vi renderete conto che questo linguaggio, quindi questo codice, fa parte del vostro bagaglio, fin da subito, fin dalle prime osservazioni, allora avremo fatto 100. Anche osservare il sottoscritto in un'ottica di sfera avrebbe dato delle informazioni decisamente diverse rispetto a un'ora fa. Per esempio, io ero scomodissimo qua, prima che ero seduto, ero scomodissimo, e questa scomodità influisce tantissimo sulla prestazione, in particolare influisce sul fattore energia, che è quello che viene definito il fattore invisibile, perché è molto difficile da osservare, però fa molto spesso la differenza. Mi permette di vedere delle cose che in un momento non vedo, eccetera, ma ce ne entreremo in questa direzione. Bene, il modello sfera, mi è piaciuto sintetizzarlo in una slide, quindi anche a me e ieri, alla fine cerco di fare un esame, e questo è il testo, lo fanno lo sopra l'esame. Devo raccontarmi che cosa significa e che tipo di interazione c'è tra i vari fattori, quindi l'idea di modello sta qua. Ognuno di questi quadranti, di queste figure, ha un significato e ci permette appunto di lavorare sull'organizzazione della prestazione. Questo ve lo potete scaricare da internet, quindi è a vostra disposizione, ma comunque vi darò tutti gli strumenti che vi servono. Quindi tutto quello che voi vedete qua io lo lascio poi a disposizione dell'assessore Ariello Pirete, quindi del tuo di ghiaccio, quindi avete poi tutto quello che volete. Quindi lavoreremo in questa direzione. Andiamo avanti, siamo al terzo cerchio olimpico, e adesso vi do alcuni spunti per completare questo discorso, poi ripeto, oggi pomeriggio lavoreremo sul modello sfera. Si parla troppo spesso di dieta alimentare mentre trascuriamo l'idea di dieta mentale. Mi piace usare questo termine perché un atleta, proprio perché si deve semplificare la vita, ma anche un bambino, un ragazzino che va a scuola calcio, per esempio, ha bisogno di semplificarsi la vita tramite una dieta mentale, cioè bisogna di nutrirsi solamente delle cose utili. E per nutrirsi delle cose utili, anche qui c'è un grandissimo fraintendimento che io aggiungerei in quelli proposti dal professore, cioè molto spesso confondiamo il pensiero positivo con l'atteggiamento positivo. Il pensiero positivo l'hanno inventato gli americani e ci hanno fatto un grandissimo business. Sì.
peccato che dal punto di vista della prestazione non basta, no? Anzi a volte sia anche dannoso. Molto diverso è l'idea di atteggiamento positivo, cioè la condizione, atteggiamento intendiamo la condizione di connessione tra corpo e mente, in cui io mi posiziono nel set giusto, utile a quello che sto facendo. E per fortuna oggi le tecniche di neuroimaging, particolarmente in questo caso vedete una risonanza magnetica funzionale, ci mettono in evidenza che l'allenamento mentale è possibile e ha determinate caratteristiche. Quindi se volete sbizzarrirvi, ci sono tantissimi studi, ma secondo me questa slide ci è molto utile per comprendere il senso di quello che voglio dire. Qui è stato fatto un esperimento che si utilizza in questo modo. Ad una persona, è stato detto fare sperimentare, appoggia la tua mano su questo tavolo e ora riceverai sul dorso della tua mano una scossa elettrica tramite un elettrodo. E poi si è misurato che cosa succede nel cervello, non so se sapete leggere da una risonanza medico funzionale, in pratica viene misurato il maggior afflusso di sangue tramite un parametro, quindi normalmente in stato di quiete il cervello viene rappresentato in grigio, le zone che si attivano con questa maggiore irrorazione vengono colorate. Quindi a questa persona è stato dato uno stimolo doloroso e il cervello si è configurato come nella prima colonna, quindi con la diatonia con le aree rosse. A questa persona è stato chiesto, dopo un po' di tempo, immagina il dolore. Quindi immagina di vivere una sensazione di dolore. Questa persona, sempre tramite questo strumento, è stato visto che la sua neocorteccia in particolare si configurava come una terza colonna, quindi con queste aree giallo-verdi in evidenza, che hanno una bella differenza rispetto alla prima colonna. A questa stessa persona, dopo un altro lasso di tempo, è stato chiesto di entrare in uno stato di ipnosi, cioè è stato portato in uno stato di ipnosi, che non è nulla, ripeto, di quello che forse abbiamo letto da strumenti, ma è una condizione di massima connessione tra corpo e mente, in cui il focus è su se stessi, quindi c'è un aumento di consapevolezza e una diminuzione dell'attività, per esempio del talamo, che non è più, che non scandalizza più il mondo esterno, ma diminuisce la sua frequenza, quindi c'è molta più attenzione sulla dimensione interna. In quella condizione che potremmo chiamare il trance ipnotico, perché tutti quanti noi viviamo più volte durante il giorno, vedremo come riconoscere questo stato, a quella persona è stato detto, bene, posa la tua mano su questo tavolo e tra poco riceverai nuovamente uno stimolo doloroso, una scossa elettrica, e a quella persona è stato, poi avvicinato all'elettrico che ha toccato il dorso della mano. La configurazione di quel cervello è stata questa, quindi con le aree blu, che potete vedere essere molto molto simili alla prima colonna, sovrapponibile all'85%, questo era uno studio del 2004. Peccato che a quella persona non sia in realtà mai stata applicata una scossa elettrica. Quindi il nostro cervello può simulare una realtà a patto che questa realtà sia frutto dell'esperienza, cioè io devo aver già fatto quell'esperienza, altrimenti simula una realtà che non ha niente a che fare con la concretezza e con i dettagli di persone concrete. Quindi questa è una buona notizia, perché vuol dire che il nostro cervello, noi ci possiamo davvero allenare simulando la realtà. E quando si diceva di recupero dei fortuni, il recupero dei fortuni avviene proprio una condizione di questo tipo. Quindi c'è un'enorme differenza tra immaginazione, pura immaginazione, e immaginazione o visualizzazione di uno stato ipnotico. Poi qui i termini vanno un po', cioè ci si deve un po' allineare sui termini che vengono utilizzati, ma più che altro parleremo di una condizione ipnotica, cioè di massima connessione tra corpo e mente. Chi di voi ha fatto scienze motorie lo sa benissimo, ogni movimento che noi facciamo è anticipato da un'immagine mentale. Molto spesso il consapevole, inconscia, soprattutto se è un gesto molto automatico, altrimenti noi possiamo agire su quell'immagine mentale. Quindi la dieta mentale che permette di lavorare sulla purezza di queste immagini, per realizzare questo obiettivo.
Poi andando avanti, il quarto cerchio olimpico, così poi mi avvio verso la conclusione, lavora proprio su questo concetto. Se io voglio migliorare, non ho altra scelta. Devo ricordarmi che esiste dentro di me una ruota della fortuna e nella mia mente c'è un autodialogo automatico di quel tipo. Tanto tornerà tutto al punto di prima. Posso però uscire da quel meccanismo trasformando gli limiti in opportunità. E lo devo fare utilizzando alcuni costrutti della psicologia per andare in questa direzione. In particolare il costrutto dell'autoefficacia, cioè quello che dicevamo prima, quindi la trasformazione, l'utilizzo anche dei sistemi di osservazione. Tantissimi atleti molto conosciuti hanno testimoniato questa competenza, la capacità, la possiamo anche chiamare resilienza, ognuno può avere evidentemente proprie competenze, però per esempio Michael Jordan, sapete, ha scritto questa bellissima frase che sintetizza un po' l'idea di trasformare limiti in opportunità. Quindi lui dice queste cose qua e poi proprio in conclusione direi che nella vita ho vinto molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto, ma ho vinto tutto perché ho saputo trasformare. Un altro concetto che spesso ci porta su una cattiva strada è l'idea di cambiamento. Il cambiamento secondo me è una parola che dovrebbe essere un po' abolita quando noi parliamo di psicologia della prestazione. Perché è molto meglio utilizzare un'altra parola, che è questa, integrazione, cioè tutto quanto ci può servire per raggiungere la nostra massima prestazione, o comunque per evolvere il nostro verso l'obiettivo che ci interessa. E il problema è che per integrare devo essere consapevole giustamente devo dare in meno posizione per capire quali sono gli errori percettivi che sto facendo. Perfettamente consapevole che la nostra mente, anche quando si compie un errore, non è detto che lo corregga. Per esempio, questo esperimento penso che lo conosciate, è interessante vederlo questo video, per esempio ancora, perché anche quando capiamo il trucco, gli psicologi chiaramente lo conoscono, ma non possiamo uscire da questo meccanismo, semplicemente perché la nostra mente non ha mai fatto questa esperienza, cioè la nostra mente non ha mai visto una faccia, un volto scavato al contrario, e quindi non posso accettare. This is the hollow head. Actually, at the moment, it's a perfectly normal head of Charlie Chaplin. But wait, as it comes round, you'll see, or will you, that it's hollow. The back of it, coming round now, is actually a hollow mask. It appears to rotate in the opposite direction, and amazingly, the nose sticks out, although it's actually sticking in. Coming round now is the normal, correct, as it were, face, and wait again as it comes round, and you'll see this extraordinary thing like Jekyll and Hyde. Both the noses stick out because it's so unlikely that a nose sticks in that a face is hollow. So you see it as convex, although it's in fact concave. Noi nella nostra mente, nel nostro cervello, non può vedere una faccia concava e quindi la trasformiamo. E anche se sappiamo che è così, non possiamo fare a meno di vedere quella cosa. Quindi i meccanismi percettivi, come dicevo in apertura, sono fondamentali, bisogna conoscerli, bisogna lavorare in questa direzione per avere più potere su quello che sta là fuori. L'ultimo cerchio olimpico, quindi questa sintesi iniziale di un ha a che fare con l'idea di ritmo. Ancora una volta i cicli che riguardano la nostra vita. Per esempio in questa slide vedete come normalmente a diverse ore della giornata o della notte noi abbiamo una maggiore attivazione di certi organi.
e quindi per esempio se uno soffre di sonno alle 4 del mattino, sempre alle 4, probabilmente sa che il problema è che a quell'ora deve lavorare su un aspetto, su un modo molto specifico. Ma ciò che ci interessa di più è ricordare gli studi di due neuroscienziati, che sono Erickson e Rossi e Lumons, che hanno lavorato su tutti i tecnici ultraviali. Anche voi penso che i psicologi conoscono molto bene i tecnici ultraviali, sono cicli di attivazione di questa attivazione che si propongono più volte durante il giorno. Cioè quando noi ci svegliamo al mattino abbiamo una fase di attivazione che dura 90-120 minuti, poi dopo 120 minuti massimo la nostra neocorteccia si scarica di neurotrasmettitori, cioè le sinapsi si scaricano di neurotrasmettitori, io ho un momento di pausa in cui mi ricarico, quindi la cosiddetta pausa ultraviana, per poi avere di nuovo a disposizione l'energia psichica per poter agire, per poter affrontare la mia sfida. E così, quindi 7, 8, 9 volte al giorno io sono coinvolto in questi ritmi ultraviani, che possono anche essere rappresentati così, se vi piace di più. Quindi sopra quel livello io sono attivo, sotto quel livello mi sto recuperando, il massimo rendimento ce l'ho su quel picco. Il fatto è che se io voglio lavorare su un'altra prestazione non mi servirà innalzare il picco, di lavorare sulla fase di innalzamento e basta, ma sarà fondamentale avere la capacità di affossare le valli. Quindi molto spesso, anche io sono psicoterapeuta con formazione, una delle patologie, se vogliamo, più comuni di questa fase, di questa epoca, è che le persone hanno perso la capacità di distaccare, cioè avere tutto un interruttore di attivazione, che però rimane sempre inceppato verso l'alto, cioè sempre in posizione on. È molto più difficile mettere in posizione off questo interruttore. Allora, secondo questo modello, se noi vogliamo innalzare il picco successivo, un picco successivo non è funzione di quello precedente, ma è funzione di quanto noi siamo stati capaci di accostare le valli, cioè di staccare completamente. Cosa vuol dire? Lo vedremo parlando del fattore ritmo in sfera. Però immaginate che questo modello funzioni come un tappeto elastico. Più io premo, più ho energia cinetica verso l'alto, quindi devo affossare per avere una restituzione. Josefa Ibem è stata preparata, dicevo, per oltre un anno e mezzo, siccome agli Olimpiadi di Londra la batteria era solo 75 minuti prima della semifinale, per magari succedere in finale, che era l'obiettivo della serie, è stata allenata per un anno e mezzo ad affossare le valli. Quindi a fare questa cosa, quindi ad avere questa capacità. Chiaramente gli atleti con cui competeva erano tra la metà dei suoi anni, quindi molto più capaci fisicamente di reagire in quel modo, e lei è riuscita, lei ha dichiarato dopo la semifinale di aver fatto la migliore gara della sua vita. Quindi la gara affrontata, chiaramente preparata in questo modo, è diventata la migliore gara della sua vita. E poi in finale ha dato il massimo che vanno finita. Quindi questo è un po' quello che volevo raccontare. Abbiamo tempo ancora per un breve filmato, vorrei farlo vedere, in modo che poi così ci rilassiamo per il pranzo. Viene ripreso un po' col film che avete visto nello spezzone iniziale, tradotto in italiano, e poi c'è un'esperienza. Per cui è vero che noi lavoriamo tanto sui meccanismi di prestazione, però a volte si comincia una medaglia olimpica anche con altri modelli in mente. E non so se conoscete la storia che vi ho rappresentato, comunque godetevela. Quindi probabilmente arriverei, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo.
medesimo in un sacco di cose. In questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Vai, tira. Grazie per l'attenzione, signora.